Ciao, io sono Yurokai e oggi si chiama Supermarket Simulator. Oh my god! Oggi ragazzi questo sarà un episodio diverso, ci sarà un grande cambiamento. Ho scoperto come fatturare molto molto di più, ma fare un sacco di soldi. Come vedete io ho 6200. Wow! Ho giocato solo un giorno offline. Voi direte, Yurokai, ma qual è questo segreto per fatturare così, sai? Cosa ti sarai inventato mai? Raga, niente. Ho aumentato i prezzi a palla. What? Da oggi questo sarà un supermercato di lusso, ragazzi. Ho aumentato i prezzi, ma la gente non gliene frega un cazzo, continua a comprare come se non ci fosse un domani, ragazzi. Ma tipo, guarda, gli scaffali già vuoti, avevo rifillato. E poi salgo su una cassa e dall'alto vedo che cosa manca. Ho tutta la prospettica di tutto il negozio. Quindi, ragazzi, noi comunque vendiamo merce di prima qualità, di alta fattura, quindi ci sta che il costo sia così elevato. Non sarà più un supermercato per poveri, solo certa gente potrà entrare, ma anche chi comunque vuole passarsi un piacere una volta ogni tanto andrà qua e si farà una bella scolata di vodka di alta qualità oppure sushi di un certo livello. Nessuno vende la merce che abbiamo noi. E poi ragazzi, con questi cassieri così veloci, gentili, educati, è un piacere venire qua. Il nostro impero sta iniziando a prendere forma. A volte ragazzi, se mi vedete laggare quando cammino, non è perché il gioco lagga, è perché ci sono tante di ste scatole che quando ci passo sopra il personaggio scatticchia. È finita la birra, l'avevo messa una cifra spropositata. Ok ragazzi, voi non ci credete, ma questi bastardielli comprano veramente a qualsiasi prezzo, quasi quasi. Rimettiamo la birra a fusti. C'è una delle gemelle Kessler. Non è entrata, è passata dritto. Forse ha capito che non è più un supermercato alla sua portata questo. Però ragazzi, guardate quanta gente entra. Addirittura molti di loro mi dicono che c'è troppa fila alle casse. Nel senso, dovrei comprare una terza cassa. È arrivato il momento. Ci vuole un altro fratello Armandino. Si intasa veramente troppo. Soprattutto la sera. Ancora è giorno, però arrivata alle 9 c'è troppa fila e alcuni non ho capito se se ne vanno addirittura per non fare la fila. Vi giuro ragazzi che tipo la farina, ma come tanti altri prodotti, ma la farina tipo adesso sta piena. Se io mi giro, vado a ordinarla, aspetto che arriva, la prendo, mi giro per mettere là, ragazzi, già non c'è più. Quindi ho messo la farina tipo a $100 al chilo e gliela vendo a questi bastardielli. E in questo modo giustamente non compreranno tanto quanto prima. Sì, in realtà però sono così tante persone, me ne entrano di più, che compreranno comunque tanto. E la merce si finirà leggermente meno velocemente. E io dovrò sbattermi leggermente di meno. Ma sempre, cioè, sempre relativo ragazzi, perché comunque iniziano veramente a entrare molte più persone rispetto a prima. Forse perché abbiamo ingrandito quell'altra stanza, quindi ogni slot che aumenta per metro quadro fanno entrare più persone. Ho spostato questo da qua raga, perché tenendolo attaccato al muro si creava un bug che la gente prendeva la merce da fuori. Quindi adesso quando ci espanderemo sistemeremo meglio anche questi. Li ho staccati dal muro, sono finite le uova. E sapete una cosa, visto che proprio mi stanno prosciugando, guardate il frigo tutti vuoti, io aumento ancora i prezzi. Non mi interessa. Guarda, comprano a dismisura. Gli sto vendendo il sushi a tipo $28 al coso, al pezzo, raga. Che in realtà costa veramente così. E loro se lo comprano. Il prezzo di mercato è tipo a 19, io lo vendo a 28. Loro se lo comprano. Ora sapete che faccio, brutte stronzone? Io aumento il prezzo delle uova. La nostra Ferrari è vicina. Non è mai stata così vicina. Sono già le 9, quindi invece che ordinare cerco di svuotarmi le casse che sono rimaste qua. Anche le birre, guardate. Brutti ubriaconi. Ridendo e scherzando, con questo aumento dei prezzi, guarda, già mi hanno finito tutto. Io ho messo il caffè rosso, gliel'ho messo a quasi $12. Lo vendevano a 9 al mercato. Ridendo e scherzando, stavo sbagliando a parlare, ma in realtà aveva senso anche così. Stavo dicendo vendendo e scherzando, perché stiamo vendendo, siamo a 8000 PPSA, raga. Mai abbiamo visto sti prezzi. Guarda, si sono finiti il sushi grande. Hanno finito pure tutto qua, raga, la cioccolata, il ketchup. È giunto l'ora, raga, io veramente li ho alzati tanto i prezzi, ma adesso li alzo ancora di più. Tutto quello che mi è finito lo aumento.
Il riso a quanto lo vendiamo? A 9? Quanto lo vende? Lo vendiamo a 9,50, un euro in più addirittura, un dollaro in più. Il caffè rosso, a quanto lo vendiamo? A 13? Lo vendono a 11? Lo vendiamo a 14? Questa a 4? Già la vendiamo, questa la vendiamo un dollaro in più, la vendiamo a 4,2. La farina resta altissima. Allora, finiamo. Oh, siamo finiti i biscotti. Madonna! Ok, abbiamo finito a 9.200 comunque. Saltiamo la giornata. Chiudiamola. E adesso, visto che abbiamo tutti questi soldi, anche se devo fare un ordine gigantesco, da 800, raga, ci espandiamo. Non me lo faccio vedere 2 volte. Allora, gestiamo. Paghiamo tutte le tasse, che sono veramente tante adesso. Sviluppo. 6.700, vai. Ci aumentiamo uno spazio, uno slot. Ok, così abbiamo. Possiamo posizionare questi meglio. Uno qua. Dimmi che là ci entri. Vabbè, ci entra lo stesso. Basta che sì, ci entra. Ok, perfetto. Tutta questa fila così. Peccato per questo spazietto, però vabbè. Facciamo così. Questo da qui lo togliamo. Le vetrate me le lascio libere così. Ce lo piazziamo qua. Sto pensando anche di fare più prodotti, che sono uno scaffale solo per la carta igienica intero, 4 file di carta igienica, stessa cosa col sushi che va a ruba, stessa cosa con le patate e con i polli, un frigorifero, un freezer solo per i polli. Ok, ci siamo espansi. Questi così, non lo so. Poi un altro glielo metteremo di fronte. Esatto, un altro lo metteremo di qua e così via. Continueremo e poi ne faremo un altro. No, qua le lasciamo la fila per le persone. Siamo belli grossi, raga, dobbiamo mettere le luci. Me ne mancano. Mazza, se quella è storta. Ok. Me ne devo prendere due. Però prima ci facciamo l'ordine. Ok. Dopo sta merce ne devo comprare altra. Aumento un altro po' ancora i prezzi, raga. E ci iniziamo a fare soldoni. Poi prendo anche le luci e startiamo. Ah, raga, serve un'altra cassa con un altro armandino. Però il gioco ci dice che noi un'altra cassa, cioè un altro armandino, non lo possiamo assumere se prima non facciamo di nuovo, non ci mettiamo di nuovo in cassa. Ma io come mi metto in cassa se devo prendere la roba? Inizia a diventare un po' difficilotto. Restare con 2 casse non va bene nemmeno. Ah, questo di qua lo spostiamo ora. Mia ragazza, ciao tesoro, vai a fare buon shopping, vai a lavorare, ci vediamo più tardi, se hai bisogno di sushi te lo vieni a prendere. Ok, con l'ordine per riempire tutto, che veramente la roba è tanta, ragazzi, credetemi. Abbiamo già finito, vabbè, la stanza era 7,7, siamo ritornati a 1000 dollari. Vediamo quanto riusciamo a farci. Io come sempre, appena vedo che c'è qualcosa che finisce subito, va a ruba. Anche se già il prezzo è alto, lo aumento ulteriormente. Faccio spendere la gente. Ok, apriamo, è aumentato pollo, lo mettiamo a 12. Parmigiano troppo caro per te, brutto pezzo di fango. Tornatene a casa. Farina troppo costosa per me. Bene, così non mi tocchi farmi fare avanti e indietro, brutti pezzi di fango. Sì, ragazzi, questa è un'ottima cosa. Io già da qui ho il controllo di tutto messo sopra i frigoriferi. Ho il controllo dei frigoriferi, vedo cosa c'è, il controllo di tutti gli scaffali. In questo momento manca solo la pasta rossa e il caffè rosso, che devo aumentare ancora di più. Oh, mi ha finito la birra, brutti fetenti. Ciao tesoro, ha finito? Ok. E ovviamente non paga nulla, raga, eh? Non pensate male. Guardate di fila che c'è, ragazzi. Assurdo, no, no. Devo mettere per forza. Dovrò tornare alla cassa. Oh, Arma, a lei non la devi fare pagare. Mi raccomando, trattala bene. Ma hanno finito di nuovo le birre, ma l'ho appena prese. Che cazzo sei? Chi se ne è questa, briacona dei miei stivali. Apriamo altre birre. Ora vedi se torni domani quanto te le faccio pagare. Ah, per giunta è in calo, io la vendo un sacco. La vendono a 20 dollari, io la vendo a 28. Quando hai dei problemi come la droga, non importa a che prezzo devi pagare per soddisfare la tua sete di birra. In questo caso tu la devi avere a costo di uccidere tua madre, di fare una rapina, non qui ovviamente, e la devi avere, ragazzi. Siamo veramente in troppi adesso.
Qua è buio, accendo le luci finché non le compro, ve lo giuro. Caffè nero, pasta. Oh, aumentiamo i prezzi, dai, per favore, non ce la faccio più, 5 dollari. Guarda, 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 guarda come sono accaniti questi. Guarda la signora. Guardali, non riescono, non ci stanno più dietro gli armandini, non ce la fanno più. Cazzo. Premio ok per finire la giornata, ma ci sono 1000 clienti ancora. Gente che mi stanno svuotando tutto, raga, tutto. Chissà, ragazzi, se provassimo domani, il giorno seguente o nel prossimo episodio, a mettere tutto a 50 dollari. Tutto, anche che so, il barattolo del sale. Se riuscissimo a fatturare, chissà. Le cose sono troppo care. E tanto sei lì col sacco pieno che compri. Stanno devastando. No, raga, perché stanno. Il gioco mi fa entrare molta più gente rispetto a prima. Se io in questo momento avessi lasciato i prezzi normali, avrei, vi giuro, veramente non sarebbe rimasto nulla. Tutti gli scaffali deserti, non riuscirei più a giocare. Già non riesco così. E vendendo e scherzando siamo a 3.500. Ancora abbiamo tutte queste qua che devono pagare. Ma oggi anche le gemelle Tiffany e i gemelli Pasqualini. Allora, mentre io aspetto loro, io aumento ulteriormente i prezzi, non mi interessa. Ma se non fai così, ti uccidono, ti devastano tutto il locale. Non devi per forza aumentare i prezzi. Tipo quando vai a quegli eventi e c'è il cibo gratis. 17. Tu che è giornata finita, 4.200. Un sacco di roba. Facciamo un ordine. Uno. Facciamo 1000 ordini a questo punto. Vendo un po' di roba tutto oggi. Me la faccio offline e ci vediamo tra pochissimo. The next day. Ok, ragazzi, sto mettendo tutto almeno 4 dollari sopra. Sopra il prezzo di mercato, 4 dollari. Questo è 4, io lo metto a 7. Ci ricaviamo quasi il doppio del profitto. Questo è 3 dollari, noi lo mettiamo a 6. Le cose basse le raddoppiamo. Le cose che costano già tanto, mettiamo 4 dollari in più. Questo è 5, mettiamo 8 dollari direttamente. Le patatine sono 5,5, mettiamo 9 dollari. Vediamo se così riusciamo a vendere lo stesso. 3, mettiamo a 5. 2 dollari, lo mettiamo a 4. Raddoppiamo. Dobbiamo fare business. Questa, la carta igienica è 16, la mettiamo a 18 direttamente. No, è 15, a 18. La carta igienica è 5, la mettiamo a 7. Il sapone a 3, lo mettiamo a 6. Raddoppiamo. Lo shampoo è a 7, lo mettiamo a 10. Business. 3, 6. Ragazzi, le cose sono due. O diventiamo ricchi o ci danno fuoco al supermercato. Ok, ora mi faccio il refill e vediamo che succede. Sto caricando tutto, raga. Vai. Potrebbe essere la svolta della puntata questa di oggi. Fare così. Cioè, come vi avevo detto, già li avevo aumentati di un po'. Ma adesso proprio ho esagerato. Ho fatto il pezzo di merda. Proprio. Forse andrà a finire alle mani. Allora, ho tanto ancora da riempire. Però sono tentato già di aprire il negozio. Apriamo, va. Startiamo con 3.800. Vediamo. Dovremmo arrivare non so quanto. Con i prezzi che ho messo potremmo arrivare anche a 10.000. 3.800, ok. Vediamo che dicono qua la gente. Vediamo che fa Gordon. Solo qua. Si compra l'olio a 6 euro. A 6 euro. Lo danno a 2, raga. Il miele a 14, lo danno a 9. Vabbè, ma lui si vede da come è vestito che se lo può permettere. Vedete? Stanno entrando tutte persone con l'abito. Tutta gente di un certo spessore, raga. Guarda la signora com'è vestita bene. Sì, ormai l'hanno capito, ragazzi. Non vedremo qualcuno, vede? Arriva la dottoressa. Arriva l'ingegnere. Salve. Non vedremo più qua gente in tuta. Bene, sono molto contento. Quello ha preso 2 pacchetti di patatine e ha pagato 36 dollari. Anche se io sento già qualche lamentela. La sento. Questo è troppo caro, questo costa troppo. Eppure, nonostante queste lamentele, loro vengono qua tutti i giorni. Si lamentano e comprano. Si lamentano, lui si è appena lamentato, però ha comprato. La signorina è passata dritto, lo sa. Lui, questo qua con la maglietta rossa, passerà dritto. Vediamo. Che fai, Johnny? Vuoi spendere tutto il tuo stipendio di questo mese? Entrando qua? Vuoi spendere lo stipendio? Sì, è rimasto senza un soldo. Ragazzi, mi sento già più leggero, più felice. Guarda, non corro nemmeno, cammino mentre vado a prendere la roba e la poso. Perché quando uno è più ricco, già, ragazzi, le cose cambiano. Si sente anche più giovane. Come cosa?
Uno ha appena fatto uno scontrino di 320 dollari. Porca miseria. Ma siamo sicuri? Forse ho visto male io. Vediamo quanto paga questo. Certo, mica vengono robe assurde. Tutti almeno sopra i 100 dollari. Questo sta a 100. Tutti così, ragazzi. Oppure o cifre spropositate, oppure tipo 10 dollari perché si comprò una cosa sola. Un barattolo di sale. E devo dire che c'è anche meno confusione, si sta meglio. I fratelli Armando lavorano senza sbracciarsi troppo, con meno ansia, sono meno stressati e questo fa bene a tutti. Poca gente, ma di qualità. Ah, una gemella Kessler, evidentemente una sola è ricca e l'altra è povera. Ah no, l'altra è entrata pure, quindi avrà cambiato lavoro, si sono fatti i soldi entrambe. Chissà che lavoro fanno adesso, chi lo sa. Questo è disperato, porca troia. Cioè, uno ragazzi è andato qua, ha guardato quanto costava la tendenza e ha fatto no, oddio no. Che bello ragazzi, questa mettiamo a 11. Non devo sbattermi troppo velocemente per raccogliere la merce, almeno questo mi è sembrato fino a mo. Ora lo scoprirò a fine giornata quanta merce manca dagli scaffali. Certo, questo vuol dire anche, raga, che il livello del negozio in alto a destra, livello negozio 33 in questo momento siamo, salirà più lentamente perché ci saranno punti negativi per le lamentele, però andremo comunque a salire di meno, ma pazienza, non mi importa fatturare in questo momento, mal che va se poi avremo proprio... Ah, vaffanbella, l'ha pestata disattivata. Mi è scattata la licenza di un programma, ragazzi. Un programma per fare editing. Però dai, sono soddisfatto. A fine giornata il negozio è ancora pieno. Mezzo pieno. Sì, sì. Così è più fattibile, raga. Sì, sì, sono... Me la vivo meglio. Te verde costa troppo. Non te lo comprare. Giornata finita, 5.400. Abbiamo fatto meno di quello che pensavo, ma abbiamo speso... un po' tanto per prendere altra merce e... però sgobbiamo meno, non importa, sgobbiamo meno. Abbiamo 5.000 che non sono comunque pochi e fatti con più relax. Take it easy. Il latte non l'hanno mai comprato. Va bene, va bene, va bene. Tanto non va male, raga. È nel frigo. Il prossimo acquisto, raga, a parte le lampadine che mi scordo sempre a comprarle giorno dopo giorno, ma siamo andati così finora, un giorno in più, due giorni in più che cambia, e non lo so, potremmo prenderci un'altra licenza perché mettendo i prezzi così alti e finendoci meno velocemente la merce, io posso anche prendermi più roba, che me frega. Quindi ora finisco di piazzare sta merce e vedo quanto costa la prossima licenza, che mi pare erano... cose simpatiche, c'era anche qualcosa di piccandiello. Mettiamo la berrozzola. Oh, questa è proprio per quel reparto lì, raga, questa che non importa quanto la metti, è il reparto per gli alcolisti anonimi, vengono tutti qua, quelli che non sono in cura, ovviamente. C'è troppo bordello, noi non siamo alla merce di tutti. Qua c'è il ragionier Filippi che adesso entrerà. Esatto, sì, ormai li conosciamo tutti, i nostri clienti più fidati. Ah, vedete, senza fare troppe corse. Qua, cioè, siamo pieni, dai. Non ho preso il caffè. Lì perché non ci è messo nulla. Là pure, è sempre rimasto vuoto. E lì pure, ma per il resto siamo pieni. E anche perché così facendo, io adesso un'altra cassa la posso mettere, perché mi ci devo mettere a lavorare io. E quindi posso così lavorare... E allo stesso tempo il negozio resta, non si svuota, si svuota pochissimo mentre io lavoro. Posso assentarmi dallo scaffalista. Quindi sì, adesso ci prenderemo una nuova cassa. La Kessler numero 1, di solito c'è, viene anche la 2 quando viene la 1. Non c'è, dove cazzo è l'altra? È già dentro. Beh, starà male, avrà la febbre. Un colpo di sole. Queste non le hanno mai comprate. Vabbè. Arriverà qualche coraggioso. Ok, sono quasi le 9. Sono le 8 passate. È qui che vediamo ora quanto incassiamo. Siamo a 6.000, diciamo.
Io ho smesso di comprare roba, quindi adesso sì, questo è l'ultimo ordine che faccio per stasera. Vediamo di quanto andiamo su. Gente, ma ce n'è giusta, nemmeno troppa. Qualcuno ancora entra. Sì, fatturiamo con più lentezza, però con più qualità, nel senso spendiamo meno, molto meno, anche se mi vedete spendere assai, noi spendiamo adesso molto meno rispetto a quanto vendiamo, vendiamo uno sproposito, finiamo meno la merce, e sono soldi più facili questi, anche se con più lentezza. Tu riescono a lamentarsi pure in contemporanea. Ok, siamo abbastanza pieni. Allora, stavo pensando, se ci prendiamo una cassa, dove la mettiamo? Potremmo spostare i frighi per di qua, per lungo, e mettere la terza cassa qua. Che dite? Vai, sì, facciamolo, facciamolo. Allora, li metteremo tipo così. Ci passa la gente? Così, dai, diamogli più spazio. Capiamo. Qui ormai, ragazzi, gli scaffali, per quanto guadagniamo, non ci costano niente proprio. Pensate che un colle di sushi o di bistecche rosse costa più di uno scaffale, base da 200. Perfetto, messi qua. Questo lo spostiamo qui. Guarda quante cazzo siamo grandi. Qua ci mettiamo una terza cassa. La compriamo subito, facciamo quest'ordine. Poi arredamento. La cassa costa 500. Bah. Prendiamo due luci. Vai. Acquista. E ci mettiamo tutto dentro, raga. Allora, prima l'altra cassa. Ragazzi, presto avrete un nuovo collega, eh. Ok, fatemi vedere quanto l'ho messa questa. Ok. Sto guardando pure il millimetro del parquet. Tipo questo e questo parquet messi da qui. Sarebbe così? Sono tutte alla stessa distanza? Bello. Bello, fatemici fare uno screen. 10 seconds later. Perfetto, raga. Perfetto. Siamo rimasti con 5008. Ottimo. Ok, allora, raga, io per oggi terminerei l'episodio qui. E ora piazzo queste luci. Vi direi di supportare l'episodio. Ora non so come stanno andando gli ultimi, però raga, forse c'è un leggero calo. Io vi invito a lasciare un like, supportare questo video in modo tale da potervi portare l'episodio numero 11. Quindi fatemi Madonna come le sto mettendo storte. Potevo metterle, cioè farlo loro un settaggio dove che me le facesse mettere più dritte. Ora raga, anche magari off camera mi impegnerò per metterle dritte, ve lo prometto. Tipo questa qua. Ok, le ho messe un po' più sistemate. Ok, con i nostri prezzi pazzi ci vediamo forse nel prossimo episodio. A presto e ciao ciao. The Eurocard.